Ma cosa sta succedendo a Kronos, a Crypto.com? Ragazzi, questi giorni terribili, devastanti, sia per la cripto sia per l'exchange. Oggi andrò a parlare appunto delle situazioni che hanno coinvolto Kronos, Kro, che possono veramente andare a far risentire sia la cripto, ma totalmente tutto il mercato cripto. Però prima di iniziare, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche per non perdervi ulteriori contenuti del genere. Vi invito anche a iscrivervi al secondo canale YouTube Tom, vi lascio il link sotto in descrizione, anche al gruppo Telegram dove ci sono ottimi metodi di guadagno e ragazzi, soprattutto domani farò uscire uno shorts, ok, all'interno del mio canale, veramente, veramente. Guarda, non vi dico niente, ok? Quindi iscrivetevi anche al mio canale perché domani uscirà uno shorts incredibile, ok? Allora, ecco qua. Oggi iniziamo appunto con Kronos Kro, ma ovviamente se andiamo a vedere tutte le situazioni per quanto riguarda il mondo cripto, Bitcoin 17.000 dollari, Ethereum 1.200, BNB 286 e via dicendo, ma ragazzi, no. Oggi andremo a parlare esclusivamente di Crypto.com. Ci sono delle notizie veramente incredibili. Allora, iniziamo. La prima, ok, è una notizia, diciamo, tranquilla, ok, non c'è niente di strano. Crypto.com partner con Coca-Cola, ok, in questo caso, ragazzi, sembrerebbe una notizia, ok, bullish. Però giustamente c'è qualcosa dietro Crypto.com. Continuiamo, eccolo qua. Ora è andato pure a diciamo listare, a pubblicare le sue riserve. In questo caso, nella Proof of Reserve, ha confrontato le risorse detenute in indirizzi on-chain dimostrati essere controllati con saldi dei clienti attraverso ovviamente bla 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 database a partire dal 7 dicembre. Ok, vediamo che le riserve sono il 102% in Bitcoin, vediamo anche Shiba Inu a 102%, USDT 106%, quindi capite bene che qui sembrerebbe tutto a posto. Ma ragazzi, c'è una cosa veramente che state sottovalutando. In questo caso, Crypto.com stanno parlando, ok, che i prelievi fatti tramite Binance Smart Chain non arrivano, quindi praticamente sono soldi persi. Qualora andate a prelevare tramite BSC, ovviamente in questo caso hanno nascosto un cambiamento nella politica, quindi le transazioni in rete andrebbero perse, ovviamente al loro portafoglio. Non dovete depositare monete BSC su Crypto.com e nemmeno prelevare, okay? Perché comunque ora come ora queste criptovalute andranno a essere perse per sempre. In questo caso continua a parlare questo ragazzo, ha un canale YouTube. Stanno sequestrando depositi di Binance Smart Chain, in questo caso USDC, USDT, qualsiasi cosa su Binance Smart Chain. Binance, puoi scambiare due parole con loro per favore? In questo caso, ovviamente, stanno allarmando tutte le persone perché ne stanno parlando un pochettino, un po' tanti, però giustamente ragazzi non è una cosa giusta da fare. Ovviamente se c'è qualche problema devono annunciare, devono pubblicare un qualcosa perché se no le persone vanno a perdere soldi e a me onestamente non va assolutamente bene. David Morgan, ok, qui possiamo andare a vedere in questo caso le quotazioni, ok, le scommesse, chi sarà il prossimo exchange che andrà in bancarotta. Vediamo comunque che nella classifica non so quanto sia veritiero o meno, ma vediamo Crypto.com a 200 che sarebbe la quota più bassa, vediamo eToro 275, KuCoin 350, poi ovviamente hanno sbagliato a scrivere Bitfinex 400, Gemini, Robinhood ragazzi, Binance non ci crederò mai, e Kraken come ultimo exchange, ma ovviamente questa foto prendetela con le pinze, io ve l'ho deciso di portare perché comunque fa strano vedere queste situazioni.
Crypto.com sta sbagliando un sacco, ovviamente ragazzi, qualora c'è stata una smentita, ovviamente scrivetemi sotto nei commenti, ma a me onestamente tutto questo non sta assolutamente bene. Nel video di oggi vi voglio parlare di Firedesk. Firedesk è una piattaforma di trading di derivati di criptovalute, leader e ampiamente affidabile, che consente agli utenti di andare sia long che short su un asset digitale. Lo scambio offre una leva finanziaria fino a 125 per, che consente ai trader di ottenere grandi guadagni con capitale o investimenti minimi. Ovviamente c'è anche l'app per smartphone. Ci sono tantissimi metodi di guadagno, come i futures, come il copy trading e anche simulare il trading con zero rischi. Possiamo andare ad acquistare cripto in spot, andare a guadagnare, e ovviamente ragazzi c'è anche e soprattutto la parte forte, che è il bonus di benvenuto. Andremo a ricevere $2 di bonus dopo che abbiamo completato la nostra verifica dell'account, quindi in questo caso basta completare, inserire i propri dati e otterremo un bonus di $2, mentre c'è anche il bonus commerciale, che equivale a $15, dove andremo a ricevere $15 se il volume totale di trading della posizione aperta raggiunge i 30.000 USDT dopo il primo deposito. Questa promozione è valida per i nuovi utenti che si registrano dopo il 21 maggio 2022. Si può anche e soprattutto aumentare i profitti indirizzando i trader a Firedesk. Questo come? Basta costruire la rete sociale e possiamo ottenere fino al 70% di commissioni per tutta la vita e $120.000 di bonus mensile, ovviamente invitando amici su Firedesk. Infatti, se ancora non vi siete registrati, questo è il mio link referral, ma ve lo lascio soprattutto in descrizione. Che cosa ne pensate di questa situazione? Soprattutto, state investendo in Kronos Crow? Io ovviamente, ragazzi, in questo caso vi andrò a leggere tutti i commenti, vi risponderò ovviamente sotto questo video, voglio sapere la vostra, voglio sapere anche e soprattutto se siete bullish o no su Kronos, perché comunque stanno succedendo tantissime robe veramente veramente brutte, e in questo caso staremo a vedere un pochettino di situazioni. Detto questo ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche per non perdervi ulteriori contenuti del genere, lasciate un bel like, iscrivetevi al gruppo Telegram e noi ci vediamo domani con un prossimo video.